mi credete che il Padre Eterno, che il signor Padre Eterno non lavora? Niente affatto. Il Padre Eterno lavora dalla mattina alla sera. O Padre Eterno s'accina e fatica. Tanto è vero che un giorno stava stanco e si stava riposando. Allora venne San Pietro e dice Padre Eterno, tu non puoi riposare. Devi lavorare ancora, tu devi fare Napoli. Ma io sto stanco, ho lavorato fino adesso. Adesso ho finito di fare Roma. E va bene, ma Napoli l'avete promesso e lo dovete fare. Quello è un posto magnifico. È un'aria buona, piena di sole, ci sono i profumi del mare, poi ci stanno i maccheroni. Allora, o Padre Eterno dice, non ho capito come devo fare. Facciamo presto, io piglio un pezzo di paradiso e lo mando laggiù. Figuratevi, tutta la popolazione si mise in fermento. Dice come? A Napoli ci stanno le canzoni, c'è sempre il sole, la musica, ci sono i maccheroni e noi no. Allora il Padre Eterno immediatamente fece una pensata, ci vuole l'equilibrio. E beh, allora ci mandiamo a Napoli l'eccellentissimo e potentissimo signor Borbone. Voi capite la fortuna che ha avuto Napoli ad avere re Ferdinando? E se noi avessimo avuto per esempio un re ottuso, cretino, analfabeta che non sapeva né leggere né scrivere? Eh? E se noi per esempio avessimo avuto un re che non si sapeva comportare, un re buffone, un re lazzarone, scostumato, che popolo sarebbe diventata? E se per esempio avessimo avuto un re mariuolo, un re ladro, farabutti, imbroglione, noi che siamo un popolo che abbiamo la nomina di essere onesti, lavoratori, rispettosi, noi saremmo diventati certamente un popolo di imbroglioni, farabutti, ladri e truffatori come lui. Basta, non gioco più. Non gioco più, va bene? E perché non gioco più? Ma quanti assi di coppa tiri? Due ne hai buttato, due. Che ti posso dire? Sarà un mazzo di carte bisestile. Bisestile, non bisestile. Tu sei venuto qui dentro per farci pezzo a noi, mannaggia. Ma che sei pazzo? Mancare di rispetto a Don Ferdinando Palermo, il capo guappa della sanità. Sono capo guappa, hai capito? E a me non mi passa, manca ma capo, vabbè. Sta zitto, gioco. Scusate, Don Ferdinando. Prego. Giocate. Mannaggia. Gioca. Momento! No, boh, basta, boh! Ma quanti assi di bastone tieni tu? Due assi di bastone. Una è quella che sta nel mazzo di carta e un'altra me la sono portata da casa per dartelo in faccia. Capisci o no? Ma che paese di mariuoli che è questo qua? Alt! Chi portate? Sono due giornalisti stranieri, hanno il permesso del re. Uè, Salvatore! Uè, Gigi! Sono due spioni, ma noi però abbiamo gli occhi aperti. Ci stiamo attenti noi. Ma se sono spioni, il re, perché li fa entrare a Napoli? E che fessi il re? Li fa entrare, ma gli mostra solo le cose buone del regno. Cicì, ma dove stanno ste cose buone del regno? Statta zitto, sennò questi scrivono tutto sul giornale. Va bene, va, guardiamo i bagagli. Ecco, guardiamo i bagagli che è meglio. Ah, eccolo là, l'assistito. E assistito, vi devo assistere io, vedi? Che? Quello è stato un mezzo sano, sarà a casa nostra. L'abbiamo sfamato, l'abbiamo. E abbiamo giocato tutti i numeri, le piatti che si è mangiato. Uno ne fosse uscito, uno. Per carità, ma che volete bastonare l'assistito? Ma che ci mettete le mani addosso? Quella è una persona sacra e inviolabile. Quella l'assistito indovina i numeri. Indovina, ma che indovina? Permettete. Avessi mai visto un ambo, ma che dite? Grazie. Dì, mi puoi dare un asso di coppe? I miei li ho perduti tutti quanti. Ecco qua, Grazie. E allora? Ma allora chi? Ma lasciatelo in pace a sto disgraziato. Ma che l'avete preso per macinino? Da una parte mette il mangiare e dall'altra mette fuori i numeri. Lasciatelo in pace, dategli il tempo di digerire. Mangia, fanno salute. Iate ben, va. Ma come? Iate ben. Vabbè, vabbè. Grazie. Ma che maniera è questa? Ma che è? Scusate tanto, è un affare. Dunque. Bene, bene. Uè. Qua qualcuno imbroglia. Ah, qualcuno imbroglia, Proprio tu. Io. Chi io? E vuoi vedere che il ladro sono io? Ehi, proprio tu. Esci fuori con me. Io fuori non esco, esci tu. E che esco a fare io su? Usciamo tutti quanti, tu che vuoi da me? Ma siamo di Osanga! Ma che tu
Temo che questo regno sia proprio come ce l'hanno descritto. Coraggio, signorina. Cerchiamo di sistemarci in questa locanda. Mi sembra un buon posto di osservazione. Trattenetela, a sto scombinato. Calma, calma, che cos'è? Queste sono cose pazze. Qua ogni giorno la storia. Che cos'è? È stato un poco figo. Buongiorno. Buongiorno, signore. I signori desiderano? Grazie, molto grazie. Lei è molto gentile, grazie. Due camere, per favore. Una camera. Ma che dite? No, volete compromettermi? Sapete che io ho una fidanzata che mi aspetta nel Galles. È meglio far credere di essere marito e moglie. Daremo meno nell'occhio. Ah, sì? Avete preso voi il mio portafoglio? No. Vabbè, ho capito. Pago. Oh, voi le sterline le prendete? Delle che? Monete inglese. Maestà, siete voi? Tu presto, Mimì, svestimi e vestimi. C'è il consiglio dei ministri con quei quattro mariuoli. Sì, maestà. Che fai con sta tuba in testa? Che faccio? Mi sono dovuto fare questo cilindro più lungo della misericordia di Dio. Ordine della regina. Tutti i cocchieri di palazzo devono essere alti uguali. Ah, già, tu sei corto. Te lo potevi togliere, ma pare un candelotto. Togliere, maestà, tengo un dolore di testa. Tengo due chiodi qua, perché questa mattina ho sbattuto la testa sotto una scala. Questa si è incalcata e non si leva più. Beh, allora? E allora me lo tengo. Allora, mi vuoi svestire? Sì, maestà, come? Ecco qua. Caro Mimì. Caro Mimì, sapessi quanto mi pesa fare il re. Perché voi fate il re. Maestà, modestamente, come fate il re voi, lo saprei fare anch'io. Mimì, tu lo sai che da qualche tempo stai leccando un coltello dalla parte della lama. State accorto, Mimì, caduto può tagliare la lingua. Eh già, perché a voi vi piacciono quelli che dicono sì signora, avete ragione. Siete un grande uomo. Maestà, vedete, le verità sono come le medicine. Hanno il sapore cattivo e nessuno le vuole prendere, però fanno bene. Io sono l'unico qua che ha il coraggio di dirvi qualche mala parola. E sapete perché? Perché io non ho nessuna grazia da chiedervi. Non vi temo. Mimì, se ti facessi impiccare. Perdereste l'unico amico che tenete. Guarda qua. Che? Beh? E allora avevo ragione io. Così fate il re. Gesù, e questi sono gli assi dei mazzi miei, maestà? Sì, Mimì. Ah, è per questo che da tre giorni non riuscivo a fare un solitario. Sì, Mimì, sì, Mimì, perché anch'io ho il diritto di passare una giornata da cristiano, ma andiamo, io per fare questo io sono costretto a capuffarmi, travestirmi da guappo, correre, andare in giro come un mariuolo, Mimì. E perché? Per il semplice gusto di farmi una partitina a carta. Caro Mimì. Fermo, maestà. Care. Un indumento femminile. Dove? Allora, la casa dei femmine a Posillipo, ci siete stati? E come fate adesso, maestà, che il primo ministro le vuole chiudere queste case di femmine? Mimì, quelle case delle femmine non si devono chiudere. Maestà! Maestà! Chi è? Che vi manca? Il consiglio dei ministri vi aspetta da due ore, maestà. Non lo voglio fare, fatelo fare a mia moglie. Sono tre mesi che veniamo tutti i giorni qui e voi dite sempre che non ne avete voglia. Va bene, ma vengo, ma vengo. Ah, oh, Mimì, questa corte. Questi vecchi ministri, questi cialtroni, questi ciarlatani imbroglioni, tu mi credi? Mi soffocano, io li tengo qua, sulla bocca dello stomaco. Maestà. Ah. Mimì. Sì, maestà. Chiamami Don Ciccillo. Quanto è buona la contessa Carditello spogliata. È tanto che mi piace. Ti piace? Ti piace? No, io tengo un dolore di testa, mi piace. Maestà, ci sono i ministri che aspettano. Ah, io devo sapere il programma della serata. Sì, ma adesso bisogna andare, Maestà, avete ordini per me? Sì,
La contessa di Carditello. La contessa? Hai capito? La voglio vedere. Vedere? Questa sera. Questa sera? No, maestra, non è possibile. La contessa di Carditello, no. Il marito è troppo geloso. Mimì, geloso? Ma che esistono mariti gelosi con me? Lo faccio duca. Diglielo. Mimì, aiutami tu, come faccio? La contessa di Carditello non è possibile. Io avrei una brunettina tra le mani. Se glielo dici tu. Se glielo dico io? Ma io non glielo dico perché io, il ruffiano, non lo faccio io. E perché offendi? Il mio è un mestiere con regolare patente autorizzata dallo Stato. Ruffiano, intermediario d'amore. Cicci, tu mi fai schifo. Che sono queste chiacchiere, Mimì? Eccomi, maestà. Tu vattene, ricordati della Carditello. Anzi, no, vieni qua. Ti voglio dire una cosa, è un po' di tempo che tu mi stai portando in giro. Mi stai dando delle fregature, no, lo sai. Maestà. Come no, la polacca, la famosa vedova polacca. Era polacca quella? Sì, maestà. Quella era di Santa Maria Capovetere? Era settentrionale? Era di Casoria? No, Mimì, era zoppa. E tu mi porti una zoppa? Maestà, mi dovete credere. Proprio quella mattina è scivolata e ha preso una storta provvisoria. Ma che, quella era sciangata? Era una sciangata stabile. Va, vattene, vattene. Va, cicci. Dammi la feluca, Mimì. Ecco, è la feluca. Maestà, la regina. Mimì. Se San Gennaro mi facesse la grazia di farmi rimanere vedovo. Mimì, una settimana di festeggiamenti per tutta la città. Fuochi d'artificio, distribuzione di viveri, bande, suone, canzoni a mare, parate militare, ah? San Gennaro, fammela questa grazia. Ferdinando, fai presto! Niente, non me la fa la grazia. Mimì, nascondi quei vestiti, va, io vado a questo consiglio dei ministri. Sì, sì, maestà. Su, Ferdinando, cammina. Ma che moda è questo da fare un re? Teniamo questo bel posto, che se lo dovessimo perdere. Ma cammina, Ferdinando, che devi andare in consiglio, no? Papà, ma dai, un ducato. Che devi fare, tu? Voglio comprare una trombetta per svegliare la gente che dorme. E che famiglia? Perché tu non te ne occupi. E mo' è uscito che questo qua non vuole più sposare la principessa d'Austria. Uè, come? No, tu te la devi sposare, sai? Questa è una questione di politica estera. Poi tu non sei in grado di esprimere certi giudizi. Oh, ma chi sei tu? Ma se non mi piace. Vieni qua, Francesco. Ma perché tua madre mi piace? Ma che significa? Certi sfizi si cercano fuori casa. Io questa notte mi incontro con la contessa di Carditello. E com'è? Bella? Bella e virtuosa, Francesco. Erano tanti mesi che le facevo la corte. E questa notte... hai capito? Ho cercato di convincerlo e si è quasi convinto. Questo è un bravo ragazzo, se la sposa la tedesca. Dammi a Pappaniello, dammi a Pappaniello che lo voglio portare a divertire. Vieni, bello di papà. Maestà, volete concedere la parola al primo ministro? Mamma mia, il primo ministro. De, meno male che ho portato gli scongiuri. Tieni, figlio mio bello, gioco con il cornetto. Te, parla il primo ministro. Te, questa dalla a me, a papà. Mamma mia, proprio a me doveva capitare un ministro iettatore. Parla, tarantella, parla. Mi devi dare qualche brutta notizia. No, maestà, tutte buone. La situazione è tranquilla in tutto il regno. Salvo il continuo dilagare dei vizi e il moltiplicarsi delle case d'appuntamento. Ma mo me ne faccio un quadro, Un bel quadro. Io lo sapevo. Hai detto quadro ed è caduto il quadro. Ma sei tremendo, sei. Te l'ho detto tante volte che tu gli oggetti non li devi nominare. Stai nel vago quando parli. Signori miei, è la terza volta che io cambio il mobilio a questo salone. State zitto. Lascia calmare gli influssi. Va, parlerai dopo. Avanti, chi ha da parlare? Il ministro della guerra, maestà. Va bene, ti ho portato a divertire qua. Questo era un teatro, Quello là, il ministro della guerra. Va bene, senti a papà tuo. Finché quello sarà ministro della guerra, noi dovremo stare in pace con tutti, bello di papà, hai capito? Maestà, ve lo ripeto per l'ultima volta, vi dovete decidere per le spese militari. Le sciabole sono senza lame, la fanteria si lamenta perché si bagna i piedi. Vi dovete decidere e dare ai soldati un paio di scarpe dove non c'entra l'acqua dentro. E facciamo le scarpe ai figli di mamma? E metteremo un'altra tassa sulle finestre. Giusto. Ha ragione, sua maestà. Chi va pigliando poco d'aria deve pagare le tasse. L'aria di Napoli è buona, è balsamica, perciò si deve pagare. Approvo quindi la proposta di sua maestà e chiedo che la tassa sulle finestre sia applicata con decorrenza immediata. Beh, basta, io mi sono scocciato con sta politica. Bella bella. Maestà, se mi permettete, faccia di una cosa. È con grande letizia che il vostro umilissimo servo, Monsignore Salvatore Caputo, vi dà quest'annuncio.
Ho già quasi completata la documentazione da presentare allo Stato Pontificio sul fervore del re e sulla santità del suo comportamento. Così Napoli avrà la gioia di avere per re Dosanda. Appena pronta io presenterò la mia documentazione. Ma dopo che è morto? Certo. Ma state zitto. Monsignor, aspettate. Ma dimmi una cosa, non sarebbe possibile diventare santo da vivo? Maestà, adesso voi volete troppo. Io vi faccio diventare santo. Vi dovete fidare di me. Caputo, dimmi un poco, ma che cos'è tutto questo zelo? Ma che ti serve qualche cosa? Maestà, io vi faccio avere un trono in cielo, gomito a gomito a San Gennaro. Ma voi mi dovete dare una seggia in terra. Cioè? Ho vestito viola, da vescovo. Ti piace? Beh, io ci provo. Vai. Maestà, i giornalisti inglesi sono spariti e vagano per Napoli sotto falso nome. Voi, ecco, e a voi che vi paga a fare? Ma come? E tu che capo di polizia sei? Te faccio arrestare, sai? E mi devo arrestare da me stesso. E non ti preoccupare, perché in galera ti ci porto con le mie mani. Gesù Giuseppe Sant'Anna e Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Giuseppe Sant'Anna e Maria, siate la salvezza dell'anima sua. Oh, che sant'uomo, che sant'uomo. Giuseppe Sant'Anna e Maria, Gesù, non voglio offendervi più. Non vi vuole offendere più. Stufa d'andone, questo mariuolo. Ma come, quello sono due spioni che vengono a scrivere proprio qui, a parlare male di me sul loro giornale. State tranquillo, maestà, li andrò a ritrovare io. Sì, state buono. Li andiamo ritrovando a Napoli, ignorante. Beh, sapete che c'è di nuovo? Ma avete scocciato e ve ne vado. Tenete un momento. Un momento, maestà. Sì. Maestà, un momento, maestà. Ma queste sono cose pazze, cose da pazzi. Con questo re non si riesce mai a fare un discorso sano. E che maniera, eh? Ah, eppure dovrebbe essere lui, solamente lui, a darci i lumi. Contessa. Oui. Contessa. Cicillo! Mimì! Cicillo! Mimì! Cicillo, dove sei? Mimì! Cicillo, dove sta? Eccomi qua, maestà. Ah, vieni. Sì. Vieni. Subito, maestà. Queste sono cose pazze. Ma che mi vai raccontando? Ma la contessa dove sta? A letto. È vuoto? Sì. C'è cagato? No. Sì, maestà, il letto è vuoto. L'ho visto. Appunto. Allora, dove sta? Maestà, nel suo letto, è ammalata. Tiene il morbillo. Bravo. E io ho fatto duca quel cornuto così per niente. Ecco, maestà, se volete ci sarebbe... Come si chiama? Vattene. Sì, maestà, non va arrabbiato. Io ti sostituisco. No, maestà, vi prego. Mi trovo un altro ruffiano. Ma per me è il padre. State zitto che do la scarpa a gara. Sì, maestà. Avete ragione, maestà. Scusate. Ma colla, guardatelo. Vattene. Non lo faccio più. Maestà. Che? La contessa. La Cardinella. Quella bella e virtuosa. Col morbillo. La Cardinella? Il morbillo. Maestà, no. Non vi arrabbiate, maestà. Mimì. Mimì, levati! È brava la Cardinella. È bravo anche mio figlio. E tu me lo fai vedere? Ma io, maestà... I nervi. Calma. Ho bisogno di distendermi i nervi. Un po' di rassegno, via. Dammi la pistola, via. Maestà... Mimì, dammi la pistola. Avanti. Vabbè, è piccola. La più grande. Un cannone. Dammi qua. Mettiti il melone in testa. Maestà, ma non si potrebbe trovare un altro sistema per distendervi i nervi? Su, il melone. Il melone. Andiamo, Mimì, su. No, la mela. La mela? Questo è il melone. Annurca. La mela. No, su. Annurca. No, l'annurca si vede bene. Io voglio un bersaglio difficile. La limoncella, così si confonde con i capelli. Andiamo, Mimì. La limoncella.
Su, vieni con me. Cammina, Mimì. Maestà, come siete nervoso. Su. Fermati. Fermati, girati. Sembri un novizio. Lo sai quello che si deve fare, no? Ma non sono mai sicuro. Un momento, maestà, la mettiamo... Così si vede meglio. Così, fermati. Beh. Io non so, ma mi sento la vista appannata. Speriamo che la colgo. Cercate di mirare il più alto possibile, maestà. Non di muovere. Nemmeno voi, maestà. Ferma. Alla faccia della Carditello. Mimì, cercami una nocella. Una nocella? Ma come, non vi siete calmati ancora, maestà? Chi si? Pulicinella. Bella arnese. Nessuno nasce sapiente. Cosa andate a fare in giro di notte? Andate a cercare guai col lanternino? Io soffro del contrario della malattia del sonno. Che avete qua sotto? Non lo posso dire. Un vaso. E siccome è notte, è un vaso di notte. Compà, mi vuoi privare di questa comodità? Scusa che ho fretta, abba pazienza, va. Uè, vuoi un chilo di maccheroni? E che devo fare? Devi battere le mani e gridare vive il re quando passa la carrozza. Devo pure gridare. Allora un chilo non mi basta. Allora vuoi un chilo di legnate? Il re deve essere voluto bene. Gli dovete far fare bella figura. Gli stranieri devono vedere che voi gli volete bene, che lo adorate. Ma voi che pasta date? Mezzi zitti. Ah, non le tagliatelle? Sì, tagliatelle. Anche come mezzi zitti, gli vogliamo bene il re. Ecco, bravo, via. Popolo, tengo la pasta. Volete lui la pasta per applaudire il re? Calme, metti a bollire l'acqua che tengo la pasta. E per un chilo batti le mani. È meglio di niente. Tu nasconditi dove ti ho detto io, là, oi. Corro, 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 corro. Cammi. E tu mettiti da quella parte, al posto tuo. Raccomando, deve essere né lungo né corto, ma deciso, preciso. E soprattutto deve essere di rimprovero, in modo che il re lo sente e allora ci ripensa, pensa bene a quello che deve fare. Fammi sentire. Così va bene. Va bene, ma una nota appena appena più bassa, più sostenuto. Fammi sentire. No, così. E mi raccomando, se se ne accorge che ti vedi tu gli dici, ma sta... Mi è scappato, abbiate pazienza. Mi è scappato. Curo, curo, dieci, mattino. Cammi. Signor, scusate. Io sono un povero ignorante, vengo dal paese a piedi. Che già fa? Niente, devo parlare con re per via di un'ingiustizia. Ingiustizia? Il sindaco del paese mio si è comprato la terra vicino a quella mia. Ah, te dire, la terra? Sì, la tiene lui, non io. E allora sta succedendo un fatto curioso. Che fa? Il sindaco ha messo i pali di confine. I pali di confine? Ghille a notte i pali camminano. Io non voglio dire che il sindaco è mariuolo, ma capite, lo metto a notte, se gli ha mai chiesto passo, io una mattina mi sveglio in mezzo ai pali. E allora devo parlare con re, voi che siete un uomo di città, mi dovete dire... Come faccio a parlare con re? Con re? Vuoi parlare con re come posso fare? Io lo reavo che fa. Grazie, reale sta là, vedi se ti riesce. Maestà, siete soddisfatto? Sentite che entusiasmo, che commozione. Il popolo delira, guardate. Non c'è male, ma Taraddè a me... Di tanto in tanto mi pare di sentire qualche pernaccia. No, volete scherzare? Come no? È un'impressione vostra, maestà. Ma tu sei sicuro che a Napoli i repubblicani non ce ne sono più? Li abbiamo impiccati tutti, non ce n'è rimasto nemmeno uno. Ah, salute, Taraddè. L'eroe delle due Sicilie! Quando sei fesso? Mo sei fesso per decreto reale! Maestà, siete convinto? Avete visto quanto vi vogliono bene? Sara,
Come sarà? E non vedete che fatica fa il cocchiere per tenere a bada la gente che per l'entusiasmo vuole staccare i cavalli? Per l'entusiasmo? Mimì, state accorti, questi sono mariuoli, l'altra volta con la scusa di staccarmi i cavalli, me ne hanno messo due belle ossa, me l'hanno cambiato! I cavalli! Ma insomma, il re quando arriva? Maestà, voi avete un santo vicino, quindi bisogna avere pazienza. Ci sono tutte le ambasciature. Che figura! Questa è una mala creanza. Forse arriva. Che succede? Cordelia, avete giurato di dirmi tutto quello che vedete. Niente, è arrivato il re in una bellissima carrozza tirata da 12 stupendi cavalli. Io sento che questa cerimonia è così ben riuscita, perché questo monumento che la città di Napoli ha voluto offrire al suo re non è che un simbolo dello straripante amore che tutto il popolo nutre verso di lui, verso questo re buono, verso questo re onesto, questo re che ha mangiato solamente pane e onore. Ecco perché tutto il popolo lo ha voluto vestito da imperatore romano, perché il popolo di Napoli lo vede così. Taradì. Nurinale. Cosa mangi il re stamattina? Un ragù che si deve leccare i baffi. Beata a lui. Uè, leva le mani da qua. Perdonate, maestà. Che tiene qua dentro, eh? Voi lo sapete, maestà. Dico nella pentola. Una cosa che piace assai a voi. Levati di mezzo. Scusate l'ardire, maestà. Ma se vi occupaste del regno come vi occupate della cucina? Mimì, questo è il mio rifugio. Vedi, quando le cose vanno male fuori, io me ne vengo qui e mi ricreo. Toh, tieni qua. Guarda quanto è bello sto scorfano. Mimì, ti somiglia. Buongiorno. Scusate. Chiedo scusa. Ah, lui, Ma me ne pigliano un rappolillo. Permettete una parola. Io vengo dal paese a piedi, è una giornata, una nottata che aspetto. Non è il momento, non lo vede che si sta cucinando qui. Fatemi il favore, per cortesia. Mi vuoi lasciare in pace? Ma che vuoi, chi sei tu? Chi so, io sono un cafone, ve l'ho detto, vengo dal paese, devo parlare con il re, certi quali ti conviene. E tu ti credi che il re parla con te? Insomma, ha già portato questi capponi, se trova qualcuno che mi ci fa parlare, io glieli do.
E dalla a me che ti faccio parlare io col re, vai, vai. Ah, sì, e quando? Torno domani. Domani a che ora? Quando c'è il re. E quando c'è il re? Quando vieni tu. Allora vengo prima. Vabbè. Ehi! E poi la leggina dice che io non so fare niente. Guardate, Mimì! Bello. Mi sono guadagnata la giornata alle spalle di un cafone. Eh già, a voi che vi importa di un cafone? Quello è solo, non può dire niente, si deve stare zitto. Ma se i cafoni diventano 4.000, maestà, quelli, i cafoni, messi insieme, fanno un popolo. Mimì, tu di politico non ne capisci niente, tra te e la politica c'è un abisso. Beh, sapete che faccio? Te ne vai. Col permesso di vostra maestà. Ferdinando! Ferdinando! Oh, pure qua! Ma tu qua stai, dopo lo scherzo del Pitali in testa? Io so stare agli scherzi. I napoletani sono spassosi. Guai a chi se la prende. Oh, che sant'uomo. L'indulgenza è una delle virtù cardinali. Ah, cardinale. Ma tu volessi essere fatto cardinale. Io ti ho appena fatto vescovo. Quando sei bello vestito così, ma pare un peperone. Ma in questa corte, io mi domando, tutti quanti salgono e io solo scendo. Maestà, ma lo dobbiamo fare qua il consiglio dei ministri, davanti a tutta la servitù. Tarantè, io sto cucinando. Insomma, tu vuoi che facciano tutto gli altri e tu non vuoi far niente per farti rispettare. Lo sentite? Sentite queste grida? È tutto affetto per me, il popolo mi vuole bene, il popolo mi adora. Evviva la Costituzione! Evviva la Costituzione! Viva il re! Viva Magliù, ma che state gridando? Che dite? Ma come? Hai dato la Costituzione senza neanche avvertire? Ma che Costituzione? Chi ha dato niente a questi lazzaroni? Tu che ne sai? Statta zitto, fai lo squattero! Il re ha dato la Costituzione! No, il re non ha dato niente! Ma che dici? Ci stanno i manifesti con la firma di Ferdinando! Non è vero, sono falsi! Arrestate tutti! Mamma mia! Gesù, ci sta pure San Gennaro! Tarantè, ci sta San Gennaro! Arrestate pure a lui! Arrestare San Gennaro. E chiudete quelle finestre! Ora ti sei convinto? Questa è la riprova che a Napoli i repubblicani sono ancora indisturbati. Ah, io non ne conosco nessuno, maestà. E perché non ve le fate presentare? Effettivamente, maestà, dobbiamo indagare. Va bene, indagate. Maestà. Devo indagare io, Tarantè? Non si è mai detto. Indagheremo noi, dovunque si riunisce la gente. Va bene, indagate, basta che mi si lasci in pace. Oh, maledizione, una frittata stiamo facendo, una frittata. Papà, Pulcinè, dove sta? Sta dall'avvocato tuo. Tu che vorresti dire con st'avvocato mio? Tu lo sai, quello ha perduto un'altra causa, ma ha fatto un'altra canzone per te. Ma che si è appresa a fa' sta laurea, dico io? Ma state zitto, va. Sta sempre appresa a te. E tu, fatti i fatti tuoi. Papà! Papà! Sono stata in piazza, c'era un sacco di gente. E se il re non schiatta stavolta, non schiatta più. No, per schiattare schiatta è questione di tempo, ma c'era molta gente. Come no? C'era tutta Napoli. Questa è andata bene. Senti la canzone di Gennarino. Senti. Gennarino, su. Su. È un'idea. Gennarino, ma stai in lutto? Io no, perché? Tu stai suonando solo tasti neri. Suono, sì. Generi, dai, non stare a guardare. Non guardare la ragazza, su. Ma tu sai che questa è una musica orecchiabile? Questo può essere al caso mio. Questo può avere un grande successo, però le parole le metto io. Suona un momento, suona. Fa un leone. Va bravo. Fa un leone. Ma che? Che stupidezze, bestione. Sta bene. Ehi, ma che maniera è questa? Ma che state pigliando il teatro per una sputacchiera?
Ma ricominciamo. Don Ferdinando, riparatevi qua che sta arrivando il diluvio. Da. È la canzone mia. La canto appena pronta la scena, no? Se aspetti un momento la senti. Ma non posso, devo andare a finire di scrivere la lettera. Che? Il resoconto. Il resoconto che devo mandare ai repubblicani di Roma. Tra poco arriva il corriere segreto, glielo devo consegnare. Nanni, quando ci sarà la Repubblica, Pulcinella lo faranno eroe nazionale. Pubblico rispettabile, parlo agli educati e ai ineducati, a quelli che hanno sputato e a quelli che no. Adesso mia figlia Nannina vi presenterà la canzone che avrà grande successo per tutto il reame e fuori. A palumella e o falcone. Nannina. Toccami, devo andare. Lo senti, mi chiama papà. Sì, vai, vai. Batte le mani, batte le mani. Brava Nannina! E nessuno? Con premessa, permette. Ancora tu? Eccellenza avvocato illustrissimo, voi mi dovete perdonare se mi intrometto dentro la casa vostra. Ma capito avvocato, insomma io che ci posso fare? Perdonate. Ogni volta che vado alla reggia incontro un tipo curioso che si acchiappa i capponi e non mi fa parlare con nessuno. Anzi, l'ultima volta mi ha detto, dice, tenisse a qualche gallina faraona. Un bel tipo di Mariolo. E così sono venuto non come l'ultima volta per un consiglio, ma per una supplica, come mi ha detto lui. Una supplica. Va bene, allora scriviamo questa supplica, ma facciamo presto, eh. Tutta campagna corre una voce da qualcuno da schietta. Da schietta. Tutta Napoli, tutta campagna corre una voce da qualcuno da schietta. Fa padrona, fa ulione, chi stupiezza e bestione. Barbana. Ma chi è il bestione? Il falcone chi è? Te lo dico se ti ne acqua in bocca. Beh? Non te lo voglio dire più. Chi è bestione? Maestà, io credo che... non lo so, maestà. Tu non sai mai niente. Perché tu sola, tu che stiscella piccerella può volare. Non la devi fare, me l'hai giurato! Spazzata, civetta! Maestà, maestà, controllatevi. Avete il baffo libidinoso. Il baffo che vi balla. Maestà, sono io, maestà! Ne, ci stesse un bello giovane che mi volesse regalare un bacio. Io! Che cosa magnifica! Che zucchero! Che zucchero! Si risparmia il mare! Io non l'ho avuto il bacio e non le voglio... Tenete, eccovi la supplica. Andate, andate, andate. Avvocato. Sì, sì, un'altra volta. Forse che bacio è andata, grazie, avvocato. Grazie. Gemo fratello tu e mammella tu. Va bene, sì, arrivederci. Sì. Au, chi è? E io sono quello che porta la caciotta a Roma. Ma non me devi dagliete. Sì, sì. E andiamo. Tieni, mi raccomando. Che? Adesso quando passi il confine, attento che non si dovescia, che questo è rosso, macchia. Hai capito? E non ti preoccupare, lascia fare il sozzone tuo. E sta buono? Ecco, vai, ci vediamo, dai, dai, addio. Dai. Eccomi. Oui, tu allora aspettami, eh. Come al solito, maestà. Maestà, mi raccomando, prudenza. C'è pericolo? Può darsi. Beh, aspettami, non fare il saputello. Ehi. Scusate. Nannina Scognamiglio. Non può, sta recitando. E quando finisce? Quando finisce c'è da fare. Ecco qua la collana. La voglio. La collana, roba mia.
Datemi tutto immediatamente. A dove stanno? Pure gli orecchini. Dove stanno? Pure quest'altro. Innatrice, innatrice. Ma vado al mondo di pietà. Gennari, Gennari, presto, slacciami. Slacciami qua su. Faccio io. Ma che fate voi? Aiuto. Aiuto. Ma che spingete? Datemi il vestito. Quante chiacchiere. Per queste pezze vecchie che mi fanno schifo. Adesso fanno schifo, è vero. Il barone Piripipi ha detto che mi copre di brillanti. Prendi di sto vestito, va. Il vestito. E questo è tutto. Fa presto. Ancora. Il gancetto, il gancetto. Il gancio, il gancetto. Dai. Insomma, ve ne andate, sì o no? E allora tiè, pigliati pure questa. Il barone Piripipi me ne fa 18.000 come quelle. Ma tiè, Piripipi? Questi sono affari che ve li vedete con lui. Datemi la sottana. La sottana no. Ah, già avete le gambe storte. Io le gambe storte? Tiè, sciù, alla faccia tua, te. Datemi il sottanino. Neanche te le sogni le gambe mie. Te, pigliati pure questa, va. Questo non me lo tocchi, l'ho comprato di quarta mano e ti devo spogliare. Sì. Andate a fare una passeggiata, andate. Ma perché lo vuoi mandar via? Si è disturbato a venire espressamente per me? Che bello guaglione che siete, lo zucchero. Grazie, si fa quello che si può. Ma se sembra uno scorfa. Lo dici tu. Ma quanti orologi avete, eh? L'avrà rubati a Porta Capuana. Ma perché ve li portate tutti appresso? Perché l'orologio è come il cuore. Se uno non se lo porta appresso, quello tacca, si ferma. Ma voi chi siete? E chi vi ha insegnato a parlare così raffinato? Chi sono? Permettete. Nannina, io sono un capoguappo. Le mie parole nei vicoli sono legge. Io il giorno lo faccio diventare notte. Salute. Grazie. E allora me lo date questo appuntamento? Beh... E daglielo, se ti piace tanto, daglielo. Io aspetto all'uscita degli artisti. Se le parole vostre sono legge... Nannina, io vi offro la mia protezione. Vi aspetto. Vi aspetto. Vedete, Nannina, voi avete detto subito che io sono un bell'uomo e poi vi ha fatto piacere sapere che sono guapo. Ma sapete che cosa vi dico? Che la vita non è fatta solamente di queste cose. Bellezza, forza, prepotenza. Nannina, a me mi dispiace che voi vi sentiate attratta solamente dalle mie doti fisiche, dalla mia bellezza esteriore. Eh sì, Nannina, io non sono solamente un fusto. Anche nel petto di un atleta, ma ci possono essere sentimenti fini, è vero? Quella ipocondria di poeta. Don Ferdinand, ma perché mi fate questa colpa? Una donna di fronte ad un uomo come voi, che cosa guarda come prima cosa? L'attrazione fisica non è che si possa dominare, no? Oh Gesù, Nannina, voi sentite come mi fate sbattere il cuore? Nannina, io vi voglio scappare da oggi. Io già vi voglio bene come un bambino. Un Nannina, io quando vi amo. Io vi amo, sì, Nannina. Sì, ma tenete le mani a posto. Nannina, io vi amo. Nannina. Don Ferdinand, volete che mi arrabbio? Nannina. Mi rovinate tutta la camicetta. Nannina. Oh, ma voi siete troppo mandrillo. Sì. Avete ragione, Nannina. Avete ragione, mi calmo. È che io ho un carattere troppo giovanile. È troppo fogoso, allora... Me ne sono accorta. E non dobbiamo sciupare questo primo incontro. Voi volete fumare un sigaro? No. Ecco, no, non tiro. Vi accettiamo. Ecco. Gesù, così saltato in aria Gennarino. E che è successo? Niente, non sentite, sono fuochi d'artificio, no? E che festa è oggi? È Santa Carolina, la festa della regina. C'è un grande ricevimento a corte. Oui. Oggi è Santa Carolina. No. E non lo so. Nanni è Santa Carolina. E la casa tenga moglie. Tenga mamma che si chiama Carolina. Ma non era scordata. Nanni, me ne vado. E dove andate? Nanni, tenga mamma che si chiama Carolina. Nanni, te venga a trovare a teatro. Hai capito, Nanni? Abbi pazienza, ma non era scordata. Nanni, ci vediamo a teatro, A teatro, ricordati, Nanni. La mamma. Thank you.
Tengo un po' freddo. Accendo il fuoco. Sei uscito, eh? Spacciata, t'ho sentita, sai. Ma se lo sapevo che stavi dentro il camino. Ma cosa sapevi? Oh, l'ho fatta apposta per punire la tua gelosia. Chi è geloso? Oh, ma che vuoi che me ne importi a me d'un cafone come quello? Sembra un babbuino. Allora mi vuoi bene? Sì, signore. Ma che io e te si debba sempre far l'amore a schiaffi, poi... Ma come sono belle ossa, qua ci potete mangiare una settimana. Sì, una settimana, dammi la supplica. No, la supplica la devo consegnare personalmente io. Beh, domani. Eh? Domani io vi dico come e quando dovete incontrare il re. Domani? Domani. Beh, allora ditemi... Domani, domani. Avanti un altro cafone. Sempre domani. Sempre domani. Eccellenza, io tengo una pratica per avere la pensione. La pensione è una cosa molto difficile. Sì, ma io ho portato un poco di mozzarella. No, no, non posso accettare. E non dovete accettare, pigliatevela senza accettare, come avete fatto l'altra volta. Che dovete accettare a fare? Beh, se è così, per la pensione state tranquilli. Grazie. Tornate fra un paio di giorni, tutto è fatto. No, queste sono mutande mie. Per le mozzarella non date retta, tanto non posso accettare. Magari qualche caciocavallo. Una schifezza, dice che non piglia mai niente e poi acchiappa due mani. Ma dura poco. Tu dici? Io tengo uno zio a Mondovì. Mondovì? Mondovì. E dove sta? Mondovì, in Piemonte, in zona di Lombardia. Ah. Ma scritto che stanno fabbricando l'Italia, hai capito? No. Stanno facendo l'Italia. Quando l'Italia arriva qua giù, cambia tutto. Oh. Finisce le porcherie. Ma insomma, ti pare che con la nuova Italia, per avere uno piacere, c'è bisogno della bustarella, del regalo, della raccomandazione, dei caffoni. Ma insomma... Tu dici? Aspito! Ah. Guardate che si deve fare. Pitta, pitta! Pitta, non pitta. Mi bruciare! Ma non vi brucio, ma sta... Ecco, che bella. Che bella cosa. Che te ne pare? Sembrato un tizzone. Ehi, completamente cambiato. Sì. Mimì, guarda qua, guarda che zucchero, guarda. Che bella siete cosa. Siete un babà. Il vero guappo. Il vero guappo. Gilet. Ecco, pronto il gilet, maestà. Cambiato? Sì. Quanti anni mi dai? Non lo posso dire, maestà. No, dimmi. Non me lo fate dire. Dimmelo. Beh, secondo te, una ragazza che mi vedesse per la prima volta, quanti anni mi darebbe? Quella come... Non dire 18 anni che ti uno schiaffo da appiccico con la testa al muro. Maestà, scusate, ma perché vi vestite così? Questi sono abiti da giovanotto. Voi vedete così vestito, non si direbbe, ma avete un torace. Bello che... È tutto imbottito, perché il vostro torace sembra una nocella. Secco, secco, striminzite, in plume. Maestà, perdonatemi. Io sono il vostro umile servo, ma ve lo devo dire. Voi avete il fisico infelice. Ma stai zitto! Ah. Infelice? Quella è la ragazza innamorata pazza di me. Sì, quella è la ragazza quando mi vede si mette a ridere in convulso. Dammi la guancia. Mimì, dammi la guancia. Non sapevo. Beh, e un'altra volta non t'avverto. E ricordati che con me si scherza fino a un certo punto. Ma io dicevo veramente. Chi è? Eccellenza Caputo. Avanti, scocciate. Bene alzato, maestà. Ho fretta. Maestà, devo dirvi una cosa, sono poco riservata. Mimì, vai a vedere il credenzone. Prendimi quel foulard colorato, va. Quale foulard, maestà? Mimì, prendimi quel foulard colorato. Ah, sì. Vado, maestà. Beh. Maestà, ho visto la regina. Ah. Mi ha confessato che stanotte avete dormito in camere separate. Ehi, altro che camere separate, io dormirei in città separate. Lo so che faccio peccato. No, maestà, non è un peccato. Certo, dare soddisfazione alla propria consorte è un dovere, ma l'astinenza, la castità è qualcosa di più alto, di più sublime. È un altro segno della vostra santità. Io devo farla sapere subito a Roma. Tu stai imbriaco? Che mi vuoi far passare per uno sfessato? Ma tu adesso hai ricevuto la nomina d'arcivescovo, che vuoi diventare cardinale? Ma che ti sei messo in mente di diventare papa? Caputo. Maestà, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ah, caputo. Senti, ma non potremmo
introdurre anche a Napoli questo divorzio. E che volete far arrabbiare il Papa? Ah sì? E perché con Napoleone non si arrabbia e con Ferdinando sì? Maestà, finché qua ci stanno tutti sti preti. Maestà, volevo chiedervi un piacere. Il marito della contessa Carditello vorrebbe diventare principe. Ah, ah. Ma che scherzi, io adesso l'ho fatto duca. Ma quello merita, eh? Caputo, guardami bene negli occhi. Questa contessa Carditello, eh? Maestà, quella è una santa donna, bella e virtuosa. Maestà? Vieni, vieni, Cicci. Tu mi devi fare un servizio. Dite, dite. Un servizio. Devi dire alla contessa Carditello, da parte mia, questa cosa. Sì. Questa notte il gallo canterà. Tenete aperto il pollaio. Pure voi, complimenti. Beh, e come ti permetti? No. Riferisci e basta. Tu sei un intermediario, non devi dare troppa confidenza, capito? Sì, sì. Oh padrona, oh falcona, a chi lo piace bastiona. Maestà, maestà! Guarda se me lasci in pace. Maestà, maestà! Ecco, ecco! Maestà, maestà, permettete, ci sta un repubblicano in camera vostra. Oui, mamma mia! Un repubblicano! Guardate, acchiappatelo! Permettete, veloce. Cercatelo, chiamate i gendarmi. E non c'è. E fatelo impiccare a sta carogna. Dove sta? La pistola, Mimì, la pistola. Ma quali pistole? L'avete trovato? No. Non c'è. E allora? Eppure l'ho sentito io con le mie orecchie, cantava. Ma lo devo afferrare io con le mie mani, vi do la mia parola d'onore, maestà. Ma che cantava? Cantava quella canzone che fa... Ero io che cantavo? No. Ah, no? Ma sapete a chi sfotte quella canzone? A chi sfotte? A voi, maestà. Sì, che loro fa cuore, quella che dice... Foliona, fo falcona, chi lo piace bestiona. E siete voi, oh bestione, maestà. Ma... qualcuno l'avrà scritta per pigliarvi in giro. Ma non è vero, sei un povero fesso. Ve lo giuro. E chi l'avrebbe scritta sta canzone? Non lo so, io sono all'oscuro, maestà. E allora cerca di sapere. E cerca di sapere che cosa vogliono con questa canzone. Maestà, scusate, che cosa vogliono? Quelli sotto c'è tutto un fatto politico. Tu dici? Eh sì, perché adesso vedete... la politica si fa anche con le canzoni, la caricatura e con la barzelletta. Sì, ha ragione, Mimì. E si fa anche con la forca. Giustissimo. Si fa anche con la forca. Si fa anche con la forca, Mimì. Si fa anche con la forca. Tarantè, cerca di sapere chi ha scritto questa canzone. Senz'altro, maestà. Va. State tranquillo, vi do la mia parola d'onore. Non dovrete più sentir parlare di Tarantella. Sembra che se lo trovo non me lo mangio vivo. Se lo trovo. Va. Dai, perché... maestà, non vi arrabbiate, vi prego. Ma dove sei nato? Ma chi ti ha fatto tipografo? A te. Guarda qua, dobbiamo accidere, così si scrive, accidere. Colà, no? Colà. E voi come dite? Accidere. Appunto. Vabbè, ma quando si scrive uccidere, se no... dobbiamo accidere il re Lazzarone. Questo manifesto è affisso su questo angolo di muro, E come così si scrive? Angolo di muro. E io così lo pronuncio. Beh, si deve mettere là angolo di muro, se no resta un culo di muro. È una cosa che non si può dire. Perché anche le parole, anche l'ironia possono accidere. Accidere, un'altra volta, ecco, un'altra volta. Questo è un manifesto serio, Pasqua. Noi facciamo finta di andare per i paesi, diciamo, a recitare, ma in sostanza vogliamo divulgare le parole della canzone, capisci? È un manifesto serio. Tu l'hai fatto tutto sbagliato. Vabbè, tanto si capisce lo stesso, non vi preoccupate, va. Sì, per capire si capisce. Dove stanno i manifesti? Stanno qui perché li ho dovuti nascondere nella valigia.
Anzi, statevi accorto perché la polizia è in agguato. E sorveglia tutti, chi entra e chi esce dalla città di Napoli. Vabbè, ma io me ne vado per la stradetta piccola, per la porta di Mezzocannone. E quelli proprio lì da oggi ci stanno i gendarmi. Pololo. Ma nascono come i funghi i gendarmi per tutta parte. In ogni modo, grazie per il fastidio. Prego, prego. È stato buono. Non ridere, perché questi t'ammazzano ridendo, ridendo, hai capito? Vieni che t'aiuto. Ma che sei pazza? E che cosa ho fatto? E metti che mentre io sto in tournée tu rimani qua solo e se ne approfitta qualche smorfiosa per fare la civetta con te, eh? Ma se io le femmine non le guardo neanche in faccia. Tu lo sai benissimo che sono un bravo ragazzo. Quelle vedono un bravo ragazzo e apposta si danno da fare. Ma Nanni, hai finito? Qui andiamo di male in peggio. Una volta ci davamo gli schiaffi per una cosa che era successa. Adesso per una che può succedere. Ma questi sono schiaffi futuri, perché tu te li meriti. E che tu sei troppo un bello giovane, ecco. Queste sono cose dell'altro mondo. Gennari, facciamo la pace. Vieni, mettiamo la pace. Su. Via. E va bene. Nanni, e se a Fratta Maggiore ti mettessi tu a fare la smorfiosa con qualche spettatore di prima fila, eh? E se questo spettatore per fare lo smargiasso ti mandasse un mazzo di fiori, eh? Allora? Policine. Qui, don Ferdinando Palermo, come state bene, sembrate una Pasqua. Volevo dirvi una parola a quattro occhi. Mi dispiaceva dirvela davanti alla ragazza, lo sapete che le voglio bene, no? Ora, volevo sapere quella canzone che ha cantato ieri sera, contro chi era diretta? Ah, un falcone a palomelo. Un bastione, un falcone. Contro chi deve essere diretta? Quella è una canzone innocente. No, non è innocente, no. Perché quella è una canzone maligna. Sì, quello è pericoloso, perché quello è sfottorri. Per carità. Sfottorri. Ma non c'è bisogno di uno sfottorri. Perché è già sfottuto. No, voglio dire, se fosse un re, diciamo, malamente, che il popolo lo vuole cacciare via, allora va bene, ma non c'è bisogno. Ecco perché, è vero, quello Ferdinando è un re che quando si piglia collare, e quello mi ha ammazzato di morte, ammazzato la cicata. Ora, grazie, aver salvato la grazia di Dio. Quello mi protegge, perché io lo conosco bene. Poniamo il caso che si metta in mente di scoprire chi ha scritto questa canzone. Allora la storia di come nasce la canzone a Napoli voi non la sapete. Guarda chi l'ha scritta. Chi lo sa? Che sta per aria? Le canzoni stanno. Passano così e si acchiappa una canzone. Stanno appese alle finestre, ai balconi, stanno per aria, come i panni che si asciugano al sole, stanno dappertutto. Come potete sapere chi l'ha scritta? Passa di bocca in bocca, sapete, una parola una parola un'altra, poi la canta tutto il popolo. Chi può sapere chi ha scritto la prima parola? Insomma, tu non sai chi l'ha scritta. Se mai saputo chi ha scritto la canzone quando ne abbiamo cacciati i saraceni. Esci, saracino. E vi ricordate che la canzone? Esci. Insomma, Policine, ti do un consiglio, poi vedrai che mi ringrazierai. Quella canzone è brutta. O bastione, o falcone, ha da schiattare. Ma perché deve schiattare? Perché? Quello sa roba le galline. Noi lasciamo la campana al bestione. Quella campana anche le galline, campa anche tu. Hai capito? La canzone non la cantare più. Eccomi. Io sono pronta, I facchini vogliono essere pagati. Confederà un momento quando parlo con mia figlia. Ma qua facchini, io credo che questa tournée non la possiamo fare. E perché? È la valigia con i manifesti, non esce da Napoli. Il tipografo mi ha detto che alla porta di Mezzocannone ci stanno i gendarmi che sorvegliano e perquisiscono tutti, capisci? Come facciamo? Annaggia. Papà, aspetta un momento che parlo io con Don Ferdinando, Don Ferdinando! Nanni, che cosa fate? Partite? Allora, il mio invito non ve lo ricordate, Nanni? Ma come, non me lo ricordo? Papà, lo sai che Don Ferdinando tiene una casa proprio dentro la porta di Mezzocannone, Una cosa meravigliosa, Policinè. Dalla finestra si vede da una parte il mare, dall'altra tutta la campagna. Dalla finestra si vede la campagna e il mare. E beate voi, adesso non c'è tempo, dobbiamo partire, ma a voi la veniamo a vedere. C'è la tournée che dobbiamo fare. Permettete, don Ferdinando, do una mano ai facchini. Ma di vostro padre che ne facciamo? E dopo lo mettiamo. Non vi preoccupate, ce lo perdiamo per strada, no? Quando donna vuole. Quando donna vuole. Vi porto la valigia. No, aspettate un momento, Guardate, prendete questo. Sì, prego, prego. Salve, don Ferdinando. Tutto in regola.
Questo naso non è vostro. Vabbè, ho capito. Chi? Beh, potete passare, avete l'aria del galantuomo. Grazie. Qui, voi state un'altra volta qua, e che fate? E che devo fare? Vado, torno. Domani forse mi udienzano. Che? A palazzo mi aspettano per un'udienza, proprietà di persona. Ah, ho capito. Di mano. Eh beh, certo che vi compatisco, brutto paese. Un poveraccio che cerca di ottenere quelle che gli spetta di diritto, va avanti a forza di capponi. E quanti ne avete portati fino adesso? Un cappone alla sentinella, un altro cappone al guardiaporta, tre capponi a un tipo coi baffi che manco so chi è. E non è finita ancora. No. Mi sono fatto il conto, domani ne devo portare altri tre. Che vergogna, che brutto paese, tutto a forza di capponi. Pure quello che sta sotto a questa porta e che sorveglia chi va e chi viene, se vuol pigliare il cappone. Avete capito? Ecco, ma non ho capito. E allora di mano, invece di tre, ne devo portare quattro. Quattro. Che schifezze paese. Ma che fedenzia dove Eccolo là, lo vedi? Chi è? Quello coi baffi, quello che mi ha detto che mi aiuta. E chi è? E chi lo sa, io adesso ci vado a parlare, scusate, arrivederci. Scusate. Io... Capo, tu stai ancora qua? Ma tu che vuoi da me? Ah, supplica! Signori, ma chi ve lo fa fare? Pensateci a tempo. Quello, quando l'è passato lo sfizio, avete voglia di cercarlo? Non si fa troppo più. Ma che dite? Ma chi siete voi? Io? Io governo questa garzoniera, mi pare che non lo so. Ne sono passate di belle guaglione da questa parte. E tutte quante, quando sono ritornata per ricercarlo, lui non si è fatto trovare, non ha voluto sapere. Ma perché voi vi andate a preoccupare dei guai degli altri? Io non lo capisco proprio. Perché io lo amo. Sono stata la prima a inaugurare quella porta, eh? Perché io allora ero bollella e fricciacarella. Ti prego, non cominciamo con i soliti discorsi. Ma tu che vuoi, a me? Lasciami in pace! E allora pigliate la tupprica e fatela avere a un re! Non la voglio! Non ci basta! Non ci basta da qua! Chi era? Un caffone di casori con una supplica per i re. È uno che regala capponi. E voi che c'entrate? Beh, siccome sanno che il re vi stima e allora qua fuori c'è la processione. Supplica, domande, grazie. Non vi dico qui, nello spogliatoio. Supplica a centinaia. Ci volete andare subito nello spogliatoio? Don Ferdinando, che fate? Nonni, io non lo so, ma dal momento che voi avete detto che sentite un'attrazione fisica per me, io non lo so. Mi sembra di essere diventato un rondinotto che in primavera cinguetta per la felicità. È quella la finestra che avete detto che dà sulla campagna? Sì, nonni, sì, è quella. Nonni, ma che ne volete sapere in questa stanza quante ne sono passate? Vi potrei citare nomi di donne che neanche immaginate quante ne sono cadute in questo trappolone. Scusate tanto, ma mi volete levare la mano da dietro? Stava dietro? Scusate. Che tiene dentro ai sacchi? La miseria, quello si può portare fuori. E questo? Che c'è? Che è questo? Di questa roba di teatro. Ma volete visitare tutto? Sì, tutto, uno per uno, avanti, scendi. E voi controllate bene là dentro. Vieni qua, avanti, vieni qua. Stai fermo, tu stai fermo, girati avanti. Ma tu stai fermo, no? Non posso, mi viene il cilicchio. Che tieni nelle scarpe? Non lo posso dire. Perché non lo puoi dire? Non lo posso dire. Confessa che tieni nelle scarpe, avanti. Tengo i piedi, non lo potevo dire per rispetto alla faccia vostra. Levati, cammina, vattene. Grazie, vattene. Stato pure, amogeno, va. E grazie. Non c'è niente. Pascai, amogeno. Un superiore ci fa passare. Non ti far vedere più. Si gente teatro. Tre. Perché ridete? Rido perché eravate così contento quando avete detto: ogni mano chi fa il punto più basso si leva un capo di vestiario. Vediamo. 5, 3, 8. Andiamo, su, levatevi il busto. Beh, ma mi levo anche quello di sotto, perché quello di sotto è legato col sopra. Sì, anche quello di sotto vi dovete levare. E poi mi dovete dare pure l'indirizzo della vostra bustaia. Vi ha fatto proprio un vitino di Vespa. Ma è come quello vostro, Nannina. Io mi mantengo bene, che faccio ginnastica, Nannina. Grazie del complimento, Nannina. Grazie. Fai presto, andiamo, cammi. Nannina. Nannina, io proprio non ce la faccio da sola.
Su, su, venite che vi aiuto io, eh. Nannino, com'è bello nelle vostre mani. Mi sembra di essere diventato un neonato, pronto per essere sfasciato e incipriato. Mi fate il solletico. Nannina mia, quando sei bello, nannina. No, no, tenete le mani a posto, don Ferdinando. Io ho capito che voi con me siete sincero. Vedete, io con voi potrei trovare anche la mia convenienza. Perché voi siete un capo guappo, ricco, rispettato. Ma io non posso. E me lo dici così, nannina? Ma come, fino adesso? Io sono innamorata di un altr'uomo, devo essere sincera. Oui. Ma come, uno è più bello di me? No, meno bello di voi. Ma vi dovete mettere lo stesso il cuore in pace. Non mi dovete voler male, eh? Don Ferdinando, non mi fate commuovere. Non fate quella faccia addolorata, su. Nannina, ma perché non ci dobbiamo voler bene, Nannina? Le mani, Nannina, don Ferdinando, tenete le mani a posto, eh? Ma dimmi un po', ma chi sarebbe questo giovanottello? Quello con quella faccia da fesso? Oh, mamma mia, se quello sapesse che io e voi siamo qui soli, ma ci ammazzerebbe tutti e due. Quello è un tipo focosissimo, gelosissimo. Edina! Dove sta? Stanno là, da quella parte. Ma per carità, non gli fate niente, perché io gli voglio bene. Nanni, vieni qua. Un momento, ma Nanni, non facciamo confusione, Nanni. Aspetta, coraggio, sono io qui. Aprite questa porta! Aprite! Dove è andata? Ma questo è suo. Vieni fuori, sgualdrina, sputolata, vieni fuori. Ma qui devi tornare. È qui, io t'aspetto. Vediamo, vediamo. Oui, ma turista è buono assai, eh? Sì, ce l'ha scritto in faccia che ha voglia di fare all'amore. Io quasi quasi li invito a cena. Villani, hanno anche i canocchiali per guardarvi. Stamattina quando mi sono svegliato e ho visto che eravate uscito, ho rabbrividito, pensandovi solo nelle strade, fra tutti questi uomini napoletani. Ma come avete potuto? Vi avranno riempito di complimenti. Beh sì, molti complimenti. Oh. E anche pizzicotti. No! In compenso ho spedito un bellissimo articolo al mio giornale. E su che cosa? Siete troppo curiosa. Abbonatevi al mio giornale, così lo saprete. Quando leggerete il mio, morirete di invidia. Non credo. E perché non andate a spedire? Non mi muovo di qui. Arriverà molto più tardi del mio. No. Vi ripeto che non mi muovo finché resteranno qui quei quattro. Temo proprio che siano dei criminali sessuali. Portatemi a dormire, Pat. Sono stanca. Accomodate. Ah, grazie, grazie. Don Peppi sta bene. Questa stanza la fissiamo per un mese. Va benissimo. Pat, siete sicuro di non guardare? Sicurissimo. Ditemi che cosa vedete. Delle pecore nei pascoli della Scozia accanto a un castello medievale. Ma com'è possibile? È semplicissimo. Io amo le pecore. Ogni volta che chiudo gli occhi le vedo. Ma guarda quello scemo. Sta con gli occhi chiusi. signori miei, qua se vi volete godere anche la vista dal balcone mi dovete dare un altro ducato a testa. Che esagerato. Sì, va bene, diamoglielo. Tenete, Don Peppi. Ecco qua. Tenete. Peppini, dateci il ducato. Il ducato, Don Peppino. Qui è tutto cambiato. Maestà! Maestà! Maestà, ma voi siete vivo o morto? A me mi pare che sono vivo. Tu che ne dici? Che dico, siete vivo, se parlate. Uscite. Sì. E tu chi sei? Sei amico o nemico? Amica, amica, sono Mimì. Ma come, non mi riconoscete, maestà? Mimì, guardi, mi sono vendo l'ego. C'è il rimbombo. E allora uscite, maestà. No, aspetta, uscite, vi prego. Aspetta. Sono qua, maestà. Vado.
Piano. Piano, 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 maestà. Attenta la testa. Piano, così, così. Ma che avete combinato? E qui c'è la luce. Sì, maestà. Io mi credevo che fosse notte. Come? Ma che giorno è oggi, Mimì? Oggi 7, giovedì 7. Oggi 7? Sì, sedete. Oi, quanto tempo è passato. Io perciò tengo appetito. Quel pazzo non se ne andava mai. Mai. E voi non la volete finire che femmine. È prima il pazzo, poi lo scemo, poi il sordo. Avevamo voglia di aspettarvi a palazzo. Oggi è la vostra festa, maestà. Sì, sì, oggi è il vostro genetria, che festa nazionale. Dovete fare il discorso al balcone. Ma come ci ho potuto diffondere questo motivo? Anche le campane pare che mi pigliano in giro, Mimì. La verità, maestà, è che fate ridere. Oui. Sì, sì, fate ridere come re e come uomo. Guardate, guardate che faccia triste perché una donna vi ha detto di no. Che era mala femmina. Eh? Era mala femmina, Mimì. Era mala femmina, non lo sapevo che dicevate così. Voi dovreste ringraziarla, quella là. Sì, sì. E dovrebbe farvi capire che i re sono come tutti gli uomini. Appena vi levate la corona dalla testa e vi vestite come un misero mortale, la gente vi dice di no. Maestà, credetemi, voi valete tanto come re quanto come uomo. Mimì, concludi. Sì, sì, concludo. Lavati di là! Concludo. La gente non vi rispetta, vi canzona. A me. Va fatta la canzone. Oh, falcone, oh, bestione. Mimì, lo sai che ti vedo in pericolo. Ma niente, niente, tu fossi repubblicano. No, io sono un vostro umilissimo servo. Ma vi consiglio di non prendere sotto gambi i repubblicani. Mimì, stai dicendo un sacco di ciuccerie. I repubblicani, ma non vedi la gente come mi vuole bene? Il giorno del mio compleanno, festoni, archi, fiori. Mimì, è la festa del re. Sì. Lei! Uè, Lazzaro, che stai facendo là? Sto pulendo il quadro del re, lo devo fare lustro a lustro. Li tengo sicuri, compratevi i numeri. Vi volete comprare tre numeri? Che numero sono? Oggi è la festa del re, è una giornata importantissima, si deve giocare. Sono tre numeri pensati appositamente. E quali sono? 3, 28 e 84. Che vuol significare? Significa 3, la rivoluzione. Che cosa? La rivoluzione. 28, cacciata, e 84, repubblica. Tocino, povero, hai capito? Questi numeri non escono. Come non escono? Battete, disgraziato. Ah no? E vuol dire che me li gioco io solo. A giocare da solo. Che vi dicevo, maestà? Cammina, Mimì. Sì. Popolo mio, la tua fedeltà, il tuo affetto, l'amore che tu hai per il tuo re. Un momento, caro Libo, sto ripassando il discorso. Popolo, popolo mio. Ferdinando! Ah, tu che vuoi, caro lì? Mi dici dove hai dormito queste ultime tre notti? Ah, a nessuna parte, sono stato a meditare in un posto. Ferdinando, se tu non me lo dici, io ritorno in Austria dalla mia madre e ti dichiaro la guerra. Figurati, per una cosa simile sono disposto a fare la guerra dei cent'anni, caro lì. Tu quando sei scocciante, figlia mia. Ah, scocciante e petulante. Maestà, c'è un contratto. No, Tarantè, ti prego, oggi è la mia festa. Fammi un regalo, non parlare. Se no tu mi guasti tutto. Maestà, ma fuori. Lo so, c'è il popolo che mi aspetta. Voglio fare un bel discorso. No, maestà, no, prego. Non uscite, maestà. Popolo, popolo mio. Che ha fatto? Questo ha scritto contro di voi sul giornale repubblicano quando ve ne siete scappati in Sicilia. Scappato? Quando per ragioni di Stato ho dovuto raggiungere la Sicilia. Maestà, acqua passata. Sono 5 anni che mi tenete chiuso qui dentro e quando mi fate uscire? Già, in carcere ci sei stato abbastanza. Liberatelo, e mandatelo alla forca. Comincia la stretta, comincia. Quest'altro che ha fatto? Questo ha gridato abbasso alla regina. Maria Carolina? Sì. Assolvetelo. Grazie, maestà, grazie.
E questo? Questo l'hanno arrestato mentre giocava tre numeri all'otto, 3, 28 e 84, ah, che significano rivoluzione, cacciata e repubblica. E io gliel'avevo detto che i numeri non erano buoni. Allora siete un pezzo grosso assai. Ma grosso, grosso assai. E ti voglio dare una possibilità, vedi. Una volta tu mi hai dato un asso. Dammi dei numeri buoni. Se i numeri escono, esci pure tu. 3, 28, 84, rivoluzione, cacciata e repubblica. Tenetelo dentro. A stufa tetta. Sto giacobino. Sentiamo quest'altro. Questo è un pastore, maestà, uno delle pecore. Ah, ma perché mi tenete chiuso qua dentro? Che ho fatto io? Non lo sai, che hai fatto, non lo sai. Ma non potete tenermi chiuso qua senza regolare processo. È giusto, E tu il regolare processo lo avrai. Domani, domani, prima dell'alba, impiccatelo. No. E poi il regolare processo. Ti piace? La vostra volontà, maestà. Sì. Come funerale mi pare adatto alla persona, sì. Però lo vorrei un po' più solenne, un po' più lussuoso. Per esempio, invece di 6 cavalli, mettiamocene 12. Maestà, mi avete fatto chiamare? Sì, Tarantè. Oh, Gesù, ma è morto qualcuno? Non ancora, Tarantè. Perciò ti ho mandato a chiamare, seguimi. Volevo chiederti un consiglio. Agli ordini, maestà. Senti, quando in famiglia muore una persona e si vuole avvertire i familiari senza spaventarli, ma che si può dire? Beh, certo si deve agire con un po' di cautela, maestà. È vero, Non so, invece di dire è morto si dice è grave. Ho capito. E allora stai grave, Tarantè? Io. Ma non ti preoccupare perché tu avrai dei funerali meravigliosi. Bande, soldati, fanfare, tedeum, a messa cantata. Tu sei un celebre statista e certe cose te le meriti, Tarantè. Maestà, ma allora avete stabilito pure il giorno del funerale? Da qui a 8 giorni. E io te l'avevo detto di trovarmi chi era l'autore di quella canzoncella. Ma se quello non si trova, è colpa mia. E non fa niente. Tu da qui a 8 giorni salirai sulla forca e si farà questo bel funerale. Maestà. Basta. Basta, Tarantè, basta. Non voglio pazzia più. Io mi voglio mettere a forre sul serio, sai. Da qui a 8 giorni sulla forca o ci va lui o ci vai tu. Hai capito? Pigliategli la misura. Ma perché mi volete fare un vestito nuovo? Non ho chiamato il sarto, Tarantè. Oggi chiamato falegname. Beh, beh, lo fanno le pecore. Ma come? Me mandi a Roma con un documento clandestino e quelli non ci capiscono niente. Vogliono sapere che vuol dire la vigna, i pali che camminano. Ma sta supplica, ma che è? Come sarebbe? Oddio, questo t'ho dato. Ah, ma allora sei pure indovino. Oh, e via qua. Sputatemi in faccia. Perché tu sei un bello guaglione. No, voi mi avete a sputare in faccia. Se ci tieni, ma perché, che è successo? Io ho mandato a Roma la supplica del Cafone. E beh, tu per questo ti vuoi pigliare collera, che... È al Cafone, perché la portasse al re. Io ho consegnato il messaggio che avevo scritto per i patrioti di Roma. Cicari, per carità. Mamma mia, cicari. Non mi fa squagliare questo poco di sangue che io ho nelle vene. E che c'era scritto in questo messaggio? Era un messaggio fraterno. Un messaggio di fede ardente, di fede patriottica. Lascia stare la fede patriottica. Dimmi che c'era di compromettente per me. I fratelli di qua salutano i fratelli di là. Che Roma deve prendere esempio da noi. Che la fiamma parte dai teatrini delle maschere. Ti deve venire un colpo apopletico. Ma un colpo che non ti fa morire subito. Ti devi morire piano piano, lentamente. Ti devi consumare come una candela, tutto attorcigliato e arrabogliato come un tortono di pane. No, è poco, Pulicina. Io mi merito di più assai. Ma perché? Che altro hai scritto là dentro? Che c'è stato? Si magnificavano tutti i meriti vostri. I meriti miei? Quali meriti miei si magnificavano? Tutti. Ma tutti quali? In capo a tutti le parole del... Le parole della canzone. Sì, signor. Mamma mia. Io mi vedo la morte con gli occhi, ma almeno per soddisfazione personale. Lo hai detto nella lettera che la musica è tua. Ma io sono un tipo modesto, non mi metto mai in mezzo, voi lo sapete. Ma questo lo faccio sapere io. Mm.
Mimì! Ho capito, maestà. Mimì, voglio distendermi i nervi. Prendi la mela, vai. Anzi no, una noce. Anzi no, una nocella. Nocelle non ce ne sono più. E allora la noce. Fa presto, Mimì, fa presto. Dove vai, animale? Dove vai? Fermati lì, al posto, lì. La noce in testa, te la sei messa o no? Mamma mia. Ah, ci sta. Ci sta. Sì, Eminenza sì. Caputo. Maestà. Mi ho portato a far vedere questo. E che? L'ho dipinto io stesso. Ho voluto fare una prova di quanto sarete beatificato. Ah. Perché io penso che il vostro santino potrebbe essere questo qua. Sì, 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 sì. Caputo, ma ti sei dimenticato l'aureola? L'aureola? Ti ricordi? L'aureola. Non c'è l'aureola. A dopo. A dopo. 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 E i versetti? Eccoli qua, li ho composti io stesso. Mio bel San Ferdinando, solo a te mi raccomando, tu sei un santo venerando e una grazia ti domando. Carino. Adesso vi dovrei trovare un bel giorno nel calendario. Andrebbe bene il primo d'aprile. Sì, così la gente crede che è uno scherzo, che è un pesce d'aprile. Ma che cosa mi dice Caputo? Ma che cosa mi racconti? Senti che cosa mi scrive da Roma il mio ambasciatore. Senti. Sire, dopo scrupolose indagini, nessun carteggio risulta presso lo Stato Pontificio a proposito della vostra beatificazione. Anzi, un procedimento c'è e riguarda la vostra scomunica. A causa dell'uso non poco troppo frequente che fate della forca. Hai sentito? Questo mi vuole scomunicare. Caputo! Oh, Gesù! Ma che va pensando sto papa? E a che cosa vai pensando tu, Caputo? Che mi hai detto tutte bugie. Mi hai imbrogliato fino adesso. E io sai che cosa faccio, Caputo? Ti faccio ritornare a prete semplice. No, questo no, maestà. Sì? Prete semplice ritornerai. Anzi, prete scalzo. No, questo non lo potete, ve l'assicuro io. E perché? Perché io non sono mai stato prete. Maestà, se sapeste com'è triste doversi arrangiare. Finché un giorno mi sono vestito da prete per vedere cosa ne usciva fuori. Se riusciva a fa fesso qualcuno. E voi mi avete fatto fare carriera. Le autorità ecclesiastiche di Roma neanche mi conoscono. Io sono prete come a voi, maestà. Io sono pronto, scaricatevi. Eminenza, ma il figlio di un santo diventa beato. Sì, beato, beato a te che non capisci niente. Io non mi ricordo chi è che disse: non è bello che sia la morte il peggior di tutti i mali. Disse una bella fesseria. Io invece dico: qui giace un pover'uomo dedito all'arte, alla poesia, alla libertà. In vita fu un fesso, ma la morte più fesso ancora, perché un morto vale molto meno di un vivo. Quello che vale veramente è la vita. E io ho lottato per la libertà, non perché tengo la stoffa di leone, uguale leone, ma perché la libertà mi piaceva. Adesso la libertà arriva e io la perdo con la morte. Ci faccio pensare. Ma come uno tiene questa bella abitudine di svegliarsi la mattina, alzarsi, mangiare, bere. I maccheroni al pomodoro che sono tanto buoni, tutti quei frutti di stagione, i cocomeri rossi, belli nel mese di agosto. E chi li mangia più? Ti volevo respirare quest'aria di mare, cosa mangi? Invece niente, io devo perdere questa abitudine perché per la fessaggine di un re. Pulcinella può anche morire, ma non deve essere uccisa da quelle che sono più pulcinelle di lui, ma già. Cioè, i tiranni nascono con la corda in tasca. Ma hai finito col binocolo? E anch'io ho pagato il biglietto, dai! Dammi il binocolo, non ti arrabbiare! Mi rendo conto, Cordelia, ma vi assicuro che è spiacevole sciupare il mio soggiorno napoletano stando sempre a occhi chiusi. Anch'io chiudo gli occhi quando voi siete nudo. Ma voi state nude più spesso. La pasta! Ah! Oh! Ah, finalmente!
Il vostro giornale, il mio giornale. Questa è una lettera per me. Mi hanno messo in prima pagina. Anche a me? Cosa avrete mai scritto? Una sensazionale cronaca della nostra inviata. Il re di Napoli si traveste da Lazzarone. Oh, avete scoperto tutto questo e non mi avete detto una parola. Vi ho già detto che su tutto quello che vedo c'è l'esclusiva. Ed è il mio direttore. Egregio Mr. Astley, come vedete abbiamo pubblicato il vostro articolo intitolato Poesia del Vesuvio. L'abbiamo trovato assai delicato e soffuso di accenni lirici. Confrontando anzi il suo squisito Poesia del Vesuvio con le notizie pubblicate dal giornale nostro concorrente, ci siamo resi conto che la sua vocazione è quella del letterato più che quella del giornalista, per cui crediamo fare le cose gradite licenziandola su due piedi. Molto cordialmente. Mi avete fatto perdere il posto. Certo, la situazione è grave. Grave. Io ho cercato il capone dappertutto, ma non l'ho trovato. Ma quello che più mi dà fastidio è questa morte lenta, capisci? Ma il re questa lettera la legge, sì o no? Pulcini, la lettera sta nel mucchio delle suppliche. Quando viene il suo turno la legge. Tanto voi qui state. Mannaggia te, mannaggia. Un momento. Avete detto delle suppliche. Un cafone di Casoria che regala capponi. Sì. Mo mi ricordo. Ma quello non l'ha consegnata al re. Quello l'ha portata a casa di Don Ferdinando Palermo a mezzo cannone. La lettera sta là. E chi ci va? Io. No, tu non ci vai, un'altra volta. Io me ne infischio della testa di Pulcinella. Io me ne infischio la capo tua, Itascas. No. Signorina, ma voi non potete entrare. Vi supplico, per carità, io devo entrare. Allora, io vi devo dire la cruda verità. Lì dentro c'è una donna, una gran dama. La contessa Carditella. Lo so, voi patite del mio stesso patire. Vedete come mi sono vestita. Questa è la mise della prima notte. Ho messo così, ho pensato, chissà, viene solo. Ma che insaziabile, le ammalia tutte. Ma che vi credete, che mi può piacere un tipo come quello? Gesù, e allora che ci siete venuto a fare qua? Che signora, cercate? Io sono venuta a cercare la supplica, quella che gli ha dato quel cafone la prima volta che sono venuta qui, ve lo ricordate? Ma la supplica, ma non gliel'ha data! Ve lo giuro, ce la voleva dare, ma non gliel'ha data! Ma dite sul serio? Ma sì, sì, ve lo giuro, l'ho visto con i miei occhi, non gliel'ha data! Ah, ma che succede? Carissima Nandina, voi state qua, che piacere! Ma veramente io... E poi, visto che voi state con un'altra donna... Ma quale Nandina? Io sono un uomo, ma non mi vedi. Ah, sei tu? Hai visto una donna passare da queste parti? Oh, parla! Un momento, piano piano. Io ve lo dico se vi pigliate la supplica. Oh, va bene. Da che parte è passata? Dunque, da quella parte. Ah. Un momento. A questa parte. Nandina! Nandina! Non ve la perdete! Non ve la perdete! Eccellenza, dobbiamo trovare quell'autore della canzone a tutti i costi. Perciò qualunque persona sospetta incontrerete nella nottata, afferratela e portatela in carcere senza sentire ragioni, eh? Vai, capito? Nani! Alto là, dove va? Dove ti pare? Fermati! Perquisiscilo! Ma che perquisito? Non mi toccare, sai, io sono il re! Sei un re! E sua regina! Aveva questa in tasca? Questa? E che è questa? Gesù! E questo è un repubblicano pericoloso. Io? Mamma mia, che c'è scritto qua sotto? Io sono il re! E questo si passa tutta la sua vita in galera. Io sono il re! Vieni con noi, su! Buonanotte, comandante. Oui. Che, lasciate Napoli? Sì, perché finalmente ho consegnato la supplica a una specie di dignitario. Ah, allora avete finito di regalare capponi. Speriamo. Oramai la supplica viaggia, ma mo che arriva nelle alte sfere, va a sapere che ce vuoi. Però in verità non mi passa manca pa' capa. Ah, sì? No, perché il mio vicino di terra tiene un gallinaro che so le sette bellezze. Teneva, perché un cappone oggi, un altro cappone domani, questo povero regno si scapona. Sì, avete ragione. E questi? Comandà, questi me li magno io. E buona salute. Questo chi è? Come si chiama? Di Castro Michele. Che ha fatto? L'hanno arrestata nella sala scrittura della reggia. Scriveva su un pezzo di carta porco al re. Ui,
E come ti permetti? Io volevo inoltrare una supplica, stavo scrivendo. Beh? Porgo al re, porgo, no porco. E mentre faceva la gambetta mi hanno preso così, senza nessuna ragione. Ma cosa avete capito, ignoranti? E questo? È il solito assistito. L'assistito, quello che dà i numeri all'otto. Ebbè, questa volta te lo voglio dare io a te un terno. A me? 38, 37 e 39. E che numeri? 38 è ammazzata, 37 la tortura e 39 la furca. Perché domani ti faccio impiccare. Facciamo 38 prima letto, solo mazzate. Fa lo spiritoso, sai. E questo? Questo si chiama... Come si chiama? È un cognome curioso. Barbone Ferdinando. Barbone. 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 Un re. Un re. Ma che avete fatto? Avete arrestato il re. Il re. E che cosa succede adesso? Aprite subito, scalzoni. Apri, furfante, fai presto. Maestà, perdonate. Voglio sperare che non ve la vorrete prendere con me pure per questa cosa. Io non c'entro. No, Tarantè, non ci prendiamo collera. A te ormai le beghe terrene non interessano più. Adesso ce ne andiamo insieme, hai capito? Grazie, maestà. Tu sopra una bella carrozza tirata da 12 cavalli. E io dietro moggio moggio, dietro a te. Maestà, questa l'avevate in tasca al momento dell'arresto. E che? E che? Qui. Come? Qui. Questa la tenevo io in tasca. Tarantè, abbiamo scoperto chi erano i peggiori nemici miei. Sì, maestà. A guaglione, a faccia d'angelo. Oh. Ti sei salvato per un pelo. Abbiamo scoperto chi è l'autore della canzone. Ah. Gesù, io la tenevo dentro la sacca e non me ne ero accorto. Ma guardate. Buonasera, buonasera. Ci siamo visti un'altra volta. Ho fatto un lungo viaggio. Sapete da dove vengo? Voi pensate da Acerra? No. Da Salerno? No. Da Parigi? Nemmeno. Io vengo dall'aldilà. Ho visitato tutto il paradiso. San Gennaro, sempre sia lodato, mi ha preso sotto un braccio e mi ha detto in segreto. Dice, Policene, ma perché i napoletani sopportano tante ingiustizie, tanti abusi? E dice, il signore certe cose ufficialmente non le può dire, ma io lo dico in confidenza. In paradiso ci vengono pure quelli che si ribellano. Sì, anzi ho visto con gli occhi miei un tale che il signore l'ha presa per il cravattino. Dice, ah, tu non ti sei ribellato? Allora vai all'inferno perché sei fesso. Blu, blu, e l'ha buttato. E quante altre cose ho visto che vi potrei raccontare. Voi per esempio vi credete che in paradiso ci stanno ricchezze, ci stanno onori, agiatezze? Cioè, quando mai? Là sono tutti uguali, la divisa è una sola. Una camicia lunga bianca con due alette. E ti saluto, questo è tutto. Là non ci sono autorità. Non ci stanno ministri, non ci stanno re, non ci stanno imperatori. Beh, vi assicuro che in paradiso non hai visto nemmeno un re. Tu dei Pulcinella in paradiso ne hai mai visti? Uè, ci si vede, Don Ferdinando Palermo, ma che carnevale! Vi siete mascherato! Che? Che succede, Nanni? Ma perché si è vestito così? Quello è il re. Il re? Sì, signore, quello è il re. Papà, è il re. Hai capito? Sì, sono il re. Assaltato. Policenè, tu intanto non hai risposto alla mia domanda. Di Policenelli in paradiso, dove secondo te sono tutti uguali, non c'è lusso, non ci sono re, non ci sono ministri, e hai mai visti? No, maestà. Non ne potevo vedere perché Policinella non muore mai. Tu dici? E ti sbagli. Io ne conosco uno di Policinella che sta per morire. E sai perché? Perché ha scritto una canzone che non mi piace. Ma... E sai come morirà? Impiccato. Con Manu Casacavallo. No, maestà. Voi potete impiccare un corpo, ma lo spirito di Pulcinella, che è l'anima di un popolo, rimane qua. E in ogni posto della terra i popoli vogliono essere liberi, felici, sazi. E in tutti i posti della terra i re prendono quelli che si ribellano e li impiccano. Ma fino a quando lo potete fare, maestà?
fino a quando ve lo permette la gente. Ogni popolo è il re che si merita e voi fate bene a fare quello che fate. Continuate. Tagliate teste, afforcate. La colpa non è vostra, è nostra, maestro. Continua, Policenè, continua. Quando hai finito me lo fai sapere. E visto che questa è la tua ultima recita, io te lo voglio far fare fino in fondo. Tanto qui rimane il tuo spirito e tu sei contento lo stesso, no? Continua. Sono usciti, continua, sono usciti i numeri. Sono usciti, rivoluzione, cacciata e repubblica. Sono diventato ricco. Ma tu non stavi in galera? Sì, sono usciti i numeri e sono uscito pure io. Perché rivoluzione, cacciata e repubblica stanno succedendo veramente. Maestà, scappate perché Napoleone ha invaso il regno. Un'altra volta, ma quando è scocciante questo? Maestà, è vero, maestà. Ma allora dobbiamo scappare. Sì, la carrozza è già pronta. La regina coi figli è partita, adesso sarà... Sarà dove sarà, che ce ne importa a noi, sì. Mimì. Pensiamo a noi, vieni, vieni, seguimi, Mimì. Cambia numeri, tutti a me, usciti. Mimì, ma qua non c'è nessuno. A quelli sono scappati tutti. Sono andati a travestirsi da borghesi. Beh, allora monta a cassetta e scappiamo. Maestà, io da solo non gliela faccio. Mimì, fa quello che ti ho detto io. Monta a cassetta e scappiamo, vuoi pure qua? Ah no, quando è così allora scappiamo subito. Aiutami. Sì, sì, maestà. Lo scalino. Sì, subito, scappiamo. Lo sportello. Maestà, e quando si deve scappare, si deve scappare. Ai, ai, ai. Ehi, lo sportello, la scaletta, la cosa. Che c'è? Che succede? Peccato. E così dovremmo lasciare Napoli. Dovremmo tornare in una città noiosa come Londra. Che malinconia, non te l'ho mai detto, Cordelia, ma pensa che io vivo a Piccadilly con una vecchia zia che non mi fa mai uscire la sera. Non ho neanche le chiavi di casa. Ma in fondo, chi ce lo fa fare? Potrei anch'io dimettermi dal mio giornale. Ha ragione, non lo diciamo a nessuno e restiamo napoletani. Nessuno se ne accorgerà. Certamente, avimmi imparato a parlare buono. Ma... come vivremo? Come questi qui, si arrangiano loro, ci arrangiamo pure noi. Chi fatica magna e chi non fatica magna e beve. Mimì, Mimì, fermati! Mimì, fermati! Mimì, scendi! Vengo, maestà! Presto, Mimì! Maestà, ma che state facendo? Quelli repubblicani stanno tutti in mezzo alla strada. Dammi la giacca! La giacca? Fa quello che ti dico, Mimì, dammi la giacchetta! Maestà, bisogna scappare! E non stiamo scappando! Presto, Mimì! Io non mi capisco, maestà! Ecco. Dai, Mimì, te! Sì, maestà! Ma presto, Mimì! Sì, maestà, ma io non mi capisco! Ecco, me non hai capito! No! Così se ci arrestano, credono che il re sei tu e ammazzano te! Non a me, capisci? E io lo sapevo! Ma guardate che re! Monta, Mimì, monta!